e sono partiti in questo momento. Benvenuti a Cupra Marittima. Buongiorno, 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 buongiorno. Quali sono dei suggerimenti utili da poter dare per essere più performanti nella trazione di nuoto? Sicuramente fate un buon riscaldamento, acquaticità, muovete bene le braccia, le mani in alto. Oggi siete fortunati perché il mare è bello piatto, quindi non mi resta altro che dare un grande in bocca al lupo a tutti. Godete di questa bellissima giornata di sport. Mi aspetto dopo per parlare un po' della nostra trazione a nuoto. La frazione a nuoto ha visto uscire in testa Bendinelli Edoardo con un buon tempo di 11 minuti e 17 secondi, con già un notevole distacco nei confronti del gruppetto inseguitore composto da Ciamaglia e Bugari, distaccati di circa un minuto e mezzo. In quarta posizione totale, mentre in realtà risultava seconda al termine della frazione nuoto, di Ghionno Pasquale, dove, come ci ha riferito poi successivamente al nostro stand Swimproof, diciamo ha provato a forzare un po' la mano, infatti anche il tempo che ha fatto di 11 minuti e 35 per poter provare a stare dietro, diciamo, al ragazzo che teneva il passo, però poi logicamente si è trovato molto più stanco, molto più affaticato nella frazione ciclismo e corsa, dove non è riuscito a ottenere il massimo delle sue potenzialità, motivo per cui era anche decisamente affranto dopo il quarto posto ottenuto. Stessa cosa vale anche in ambito femminile, perché Alessia Righetti, che ha vinto il triathlon di Cupra Marittima, esce dall'acqua con circa un minuto di vantaggio nei confronti di Gloria Cisotto. Questo sicuramente le ha permesso in primis di gestire meglio la frazione ciclistica, magari dosare un po' le energie per poter dare appunto il massimo anche nella frazione di corsa, che è risultata determinante a fine della vittoria. Per quanto riguarda invece anche tutto il resto del gruppo, abbiamo notato come le principali problematiche siano state a livello di fiato. Abbiamo notato come gli atleti uscissero veramente affaticati, veramente in affanno dalla frazione nuoto, nonostante fosse una frazione nuoto molto facile di 750 metri, di cui
almeno un centinaio per corse a corsa, comunque sia in riva alla spiaggia, diciamo poi anche mare prevalentemente piatto. Quindi sicuramente un consiglio che dobbiamo dare ai triatleti è di curare molto la parte di respirazione, cosa che facciamo molto anche all'interno dei nostri percorsi, poiché chiaramente l'approccio alla respirazione non deve essere il solito rispetto a quello degli sport terrestri. Per quanto riguarda poi anche la parte tattica della gara, curioso l'aneddoto di un atleta che, dopo avergli chiesto appunto come era andata proprio all'uscita della frazione nuoto, ci afferma: ma com'è possibile che abbia fatto 950 metri? Quindi probabilmente ha eseguito un po' di errori nella parte appunto di traiettoria, nell'imbocco magari alla boa, motivo per cui è molto importante nella frazione nuoto valutare sempre quale sia la miglior traiettoria, al fine poi chiaramente di evitare di fare più metri del previsto. A livello tecnico, che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che prevalentemente è presente una scarsa sensibilità, quindi il triatleta come essere in sé chiaramente è prevalentemente terrestre, non molto acquatico, e quindi gli mancano tutte quelle caratteristiche del nuotatore, ovvero la sensibilità dell'acqua sul palmo della mano, che permette di appoggiarcisi in maniera molto efficace e di poterla poi spingere verso il dietro. Il sintomo di questo è, come evidenzio magari qualche video che abbiamo fatto subacquei, il gomito come va indietro, quindi è una trazione al gomito indietro, manca completamente il gomito alto. Questo perché? Proprio perché manca la sensibilità che permette di appoggiarsi all'acqua in maniera efficace, poterci far leva con forza. Quindi se anche tu hai queste sensazioni in acqua, ti consiglio di andare direttamente sul nostro sito e compilare la tua candidatura, in modo che così possiamo ricontattarti e conoscerci, magari fare una chiacchierata e capire insieme come poterti aiutare. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti invito perciò a lasciare un bel mi piace, ad iscriverti al canale per non perdere altri contenuti come questi che pubblichiamo ogni settimana. Io ti saluto, al prossimo video.